Buonasera a tutti. Questa sera abbiamo ospite con noi Pier Giorgio Pulixi e parliamo di questo suo nuovo libro. Adesso ve lo mostro, eccolo qui. Non so se si vede bene il colore, insomma non rende molto, ma La libreria dei gatti neri. È un nuovo romanzo uscito da poco, sarà 15 giorni, forse presso poco, forse così. È pubblicato per Marsilio e direi che come prima così, dopo la prima lettura di questo romanzo, troviamo un tono, diciamo così, nel racconto diverso dai libri a cui ci hai un po' abituati. Il tono ha qualcosa di più leggero, mettiamola così, anche se in realtà, ce lo stiamo dicendo così poco tempo fa, la storia è in verità un giallo e anche con dei risvolti di tragicità, no, che coinvolgono i protagonisti. E quindi la prima domanda che ti faccio è questa: perché hai voluto scegliere di scrivere un romanzo con cambiando, diciamo così, mi viene a capire, tono del racconto, ecco, anche se ecco, insomma, i delitti ci sono e sono quasi tutti all'inizio del libro, oltretutto. Allora, intanto buonasera Chiara, buonasera a tutti i tuoi ospiti e alle persone che ci stanno seguendo da casa. È sempre un piacere tornare anche in maniera virtuale alla biblioteca di Tregnago e poi avrò il piacere anche di tornare fisicamente. Allora, La libreria dei gatti neri senz'altro è un romanzo che si differenzia molto rispetto al corpus delle opere precedenti che ho scritto, sia per atmosfera, sia per genere letterario, sia per, come dicevi tu, questa leggerezza, questa tinta un po' più leggera che permea tutta la storia. È stata, da una parte, è nato come una richiesta da parte dell'editore. L'editore ha questa collana che si chiama Lucciole, che è una collana di libri pocket, di libri gialli pocket, quindi romanzi molto brevi, massimo 140-150 pagine su Word. E mi ha chiesto appunto se mi andasse di cimentarmi con un cozy crime, con un giallo un po' più leggero rispetto a quelli che sono solito scrivere. E io, sai, amo molto le sfide, amo molto sperimentare, e quindi ho accettato molto volentieri. È stata una sfida sin da subito per me, ed era un modo anche per parlare del mio lavoro precedente. Io prima facevo libraio, ho fatto libraio, e quindi mi piaceva l'idea di raccontare il mondo dei libri, però dall'altra parte del bancone. Quindi solitamente per i lettori la libreria è quasi un luogo sacro, è quasi una chiesa, no? Ha un non so che di spirituale. Per chi ci lavora, diciamo un po' meno. E quindi, scusate, e quindi ho voluto raccontare un po' il retroscena anche di questo lavoro, unendo ovviamente la trama gialla, un delitto, o meglio una serie di delitti, ma soprattutto rendendo protagonisti i lettori, perché i veri protagonisti di questa storia sono i partecipanti di un gruppo di lettura. Quindi mi sono molto divertito, in realtà. Dicevi adesso che i lettori sono coinvolti in prima persona. La scelta tua è stata proprio quella di parlare al lettore del libro. Ed è un libro che coinvolge il lettore non solo nella trama gialla, cioè è un giallo dove si seminano gli indizi e al lettore sta, come in tutti i gialli, cercare di raccoglierli, come fanno le persone che indagano, che in questo caso sono un gruppo di persone che indagano e non solamente una persona. Ma poi anche il lettore è chiamato quasi in causa, perché c'è anche qui, mi viene in mente, in questo caso assomiglia molto a un colpo al cuore, un'idea della scelta. La scelta che in questo caso nella trama sono solo due persone coinvolte nella scelta, in realtà una persona, no? Il killer impone una scelta a una persona. Però anche noi siamo coinvolti, perché anche noi non possiamo fare a meno di chiederci cosa faremo in quell'occasione. Quindi siamo coinvolti in prima persona, non nella lettura, non solo nella trama, ma anche nelle scelte che fanno i singoli personaggi del libro. Allora, sì, sai, questo è un, come posso dire, è un aspetto un po' particolare.
delle mie ultime opere. Nel senso, io credo che in questo momento storico in cui i nostri concorrenti di noi scrittrici e scrittori non sono più soltanto i colleghi, ma sono soprattutto i social network, le piattaforme di streaming come Netflix, Amazon Prime Video, Paramount, Disney e così via. Il lettore è molto distratto, ecco, anche nel suo rapporto con la lettura dei media che in qualche modo cercano di sottrarre concentrazione. Quindi il rapporto con la lettura è cambiato molto rispetto anche semplicemente a 10-15 anni fa. Quindi credo che gli scrittori e le scrittrici debbano trovare dei modi per far vivere questa dimensione di connessione con la storia a cui sono abituati, soprattutto in forma digitale, per i mezzi di intrattenimento di cui ho appena parlato, anche nell'oggetto narrativo libro. Cioè, io credo che per tenere il lettore dentro la storia, tu lo debba incatenare a un dilemma morale. Se il lettore si sente accalappiato da un dilemma morale, vuole stare dentro la storia, vuole capire come i personaggi cercano di sottrarsi a questo gioco perverso, a quello del killer, nello specifico di questo romanzo. Quindi credo che sia sempre, divenga ogni giorno più importante per noi che facciamo questo mestiere, trovare anche una dimensione morale per il lettore all'interno della storia. Cioè la domanda, ma io in quella situazione cosa avrei fatto? Io in quella situazione cosa avrei scelto? Come mi sarei comportato? Deve diventare sempre più pregnante, più profonda, perché c'è bisogno quasi di una interattività del lettore all'interno proprio delle storie scritte, perché quella interattività il lettore la sviluppa ormai tantissimo nei videogiochi, appunto nei social e così via. Quindi credo che sia uno dei ganci per non perdere lettori o per addirittura riconquistarli, tenerli ingabbiati a un dilemma, a una scelta morale. Il protagonista della storia ha un cognome emblematico, si chiama Montecristo, quindi un omaggio anche lì, no, a un protagonista, insomma, di un romanzo. Il luogo dove si svolge molta della vicenda è questa libreria, dove ci sono dei busti che sono dedicati a scrittori gialli, c'è Conan Doyle, Agatha Christie, Poe, i gatti si chiamano Miss Marple, Poirot, c'è tutto, anche l'ambientazione che richiama al mondo dei gialli. E il libro stesso sembra una grande bibliografia. Tu citi e fai citare dai protagonisti della storia tutta una serie di romanzi gialli. E anche citazioni di romanzi gialli ci sono nella vicenda. Credo questo sia un omaggio in realtà al genere che tu, insomma, scrivi, ma questa bibliografia sono le tue letture. Il lettore Pier Giorgio Pulix, com'è? Allora, sì, sicuramente ci sono tantissime delle mie letture, quelle che hanno formato il mio percorso di lettore di gialli, di polizieschi, ma in realtà è stata un'ottima occasione questa per, da una parte, giocare, perché è un libro che è pieno di rimandi continui a situazioni, libri, citazioni di altri libri o di autori. Gli investigatori del martedì, quindi questo club di lettura che si riunisce ogni martedì, già di per sé un omaggio al club del martedì di Agatha Christie, che è una raccolta di racconti con protagonista Miss Marple, ma in realtà è pieno di rimandi. Un po' perché forse io sono cresciuto con questo stile di gioco letterario, perché mi sono avvicinato molto alla lettura, soprattutto di genere, attraverso un fumetto che è Dylan Dog. Che è un fumetto che gioca tantissimo con i rimandi letterari, cinematografici, con le citazioni, e questo mi è sempre molto piaciuto poi da riutilizzare. Finora l'avevo fatto soprattutto a livello musicale, questa volta, essendo un romanzo ambientato in una libreria e i protagonisti sono dei super lettori, ho potuto dare veramente libero sfogo a tutta la mia, non tanto immaginazione, ma piccola conoscenza di questo genere letterario. Quindi, per chi ama i gialli e i polizieschi, sarà un modo di ritrovare tanti personaggi, tanti autrici, autori e tanti libri che probabilmente hanno letto.
invece i neofiti, per chi non, solitamente non legge questo tipo di letteratura, troverà una sorta di percorso, di viatico per conoscere in qualche modo dal di dentro questa letteratura. Quindi tanti omaggi agli autori della Golden Age, ma non solo, tanti omaggi anche a autori contemporanei come Louis Penny, Michael Connelly, Peter Swanson e tantissimi altri. Non abbiamo detto niente della trama, accenniamo due cose, se no tu parli di cose che magari chi non ha letto il libro segue poco. I lettori del martedì sono un gruppo di lettura che frequenta questa libreria gestita da Montecristo, Marcio Montecristo. Lui è un personaggio complesso, questo libraio. Ha un passato che viene raccontato proprio all'inizio del libro, quindi non, insomma, non svegliamo molto, ma lui era un maestro. Un maestro e che ha dovuto lasciare la sua professione. Ecco, questo magari non lo diciamo, così uno se lo scopre perché. E non può più fare il maestro e decide a un certo punto di reinventarsi. È bellissimo il modo in cui lui arriva a fare il libraio, cioè sta a discutere col suo commercialista se è meglio investire in una pizzeria o in una libreria, come se fossero due cose che si assomigliano, no? In realtà il commercialista lo dissuade in qualche modo da aprire una libreria, dice che insomma non guadagnano, non farà i soldi, è molto meglio la pizzeria. Però lui insomma un po' ci crede e apre questa libreria dedicata solo al giallo. Anche questa è una sfida, no, per il libraio, perché è una libreria di genere la sua, ed è anche un libraio un po' burberino, che non è molto così morbido con gli utenti della sua libreria. E ha la fortuna di avere questa ragazza che lavora con lui, che è un bellissimo personaggio, Patricia. Una ragazza eritrea, che è fa la sua aiutante, diciamo così, no? Commessa della libreria. Per creare questo mondo all'interno della libreria, quindi le visite di chi viene a comprare un libro e spesso chiede quello che non c'è oppure chiede delle cose strampalate, quanto c'è del Pier Giorgio libraio? Ma sai, un po' della mia esperienza sicuramente l'ho riversata, quindi un po' di disavventure, tra virgolette, con i clienti più complessi, più difficili da soddisfare. Però, avendo fatto poi questo lavoro ormai da diversi anni, mi è capitato di girare per tantissime librerie in lungo e in largo per tutto il paese. E alla fine della presentazione, quando poi c'è un momento magari più conviviale, da ex libraio mi piace parlare con i miei ex colleghi, quindi condividere situazioni. E quindi mi hanno sempre raccontato un sacco di cose divertenti, un sacco di disavventure che erano capitate anche a loro. Quindi io tutti questi anni in realtà ho ammassato, ho registrato parte di questi racconti e di queste clip, diciamo, di queste scenette che avvenivano in libreria e poi le ho riutilizzate. Quindi c'è molto in realtà di me, ma c'è tantissimo dei miei colleghi e delle mie colleghe che fanno questo mestiere. La libreria, un po' come la biblioteca, a volte diventa, sai, un porto, un porto per persone che magari non hanno alcuna intenzione di leggere o di acquistare un libro, vanno lì semplicemente in cerca di compagnia per fare due chiacchiere, non sapendo che è appunto un mestiere molto complesso, che non è tutto così idilliaco come sembra da fuori, ma è un mestiere veramente duro, pieno di burocrazia, pieno di lavoro anche fisico da fare, e quindi a volte i clienti questo forse anche giustamente non lo capiscono perché non sanno in realtà appunto cosa c'è dall'altra parte del bancone. Quindi è stato un modo carino, divertente per ironizzare su questa figura e per raccontare anche la lotta quotidiana che i librai, soprattutto i dipendenti, fanno per sopravvivere. Ci sono tra i personaggi di questo gruppo di lettura, in realtà è un gruppo, diciamo così, eterogeneo. Magari volevo accennare un po' a chi sono questi personaggi che si rincontrano una volta alla settimana per parlare di libri gialli. C'è una vecchietta terribile. Multivedova, non so come chiamare, è stata vedova 3 volte, che ha ucciso praticamente i suoi mariti, sono morti tutti nel sonno, che anche lì insomma ti comincia a farti qualche domanda, e a lei piacciono i libri diciamo così,
possiamo dire violenti, dove deve scorrere sangue, insomma, no? Lei si lamenta con il gruppo perché scelgono dei libri Poco cruenti. poco cruenti, ecco. Poi c'è un frate, che anche questo è un personaggio che uno non si aspetterebbe, ecco così, in un gruppo di lettura, una ragazza Maina, che viene da Maina Gioia, che già il nome, il suo soprannome, diciamo così, no? La descrive un po' come personaggio, e poi un altro signore molto più distinto, che si chiama Scalabrini. Come hai come dire, creato questo gruppo di personaggi? Cioè, il fatto che siano così diversi è utile poi alla creazione della trama? Allora, senz'altro è utilissimo, è funzionale poi ad avere un gruppo appunto eterogeneo che è definito poi dai propri gusti letterari, perché Scalabrini ama Simenon, ama Scerbanenko, ama un certo tipo di noir un po' più classico. La signora Solinas, questa simpatica ottuagenaria, ama invece i thriller nordici, quelli violentissimi, sanguinari, dove se non ci sono 7-8 omicidi lei si annoia. Maina, per esempio, ama i romanzi gialli ambientati in epoca vittoriana. Quindi in qualche modo hanno gusti diversi e questo era utile per me, perché poi hanno, è come se avessero competenze investigative diverse. Ma in realtà il fatto che siano così diversi l'uno con l'altro è anche uno spunto di riflessione. Cioè, volevo far capire come in realtà persone così diverse probabilmente non si sarebbero mai incrociate nel loro percorso esistenziale, nella loro quotidianità, perché appunto vengono da ambienti diversi, hanno età diverse, facevano mestieri completamente differenti l'uno dall'altra. Però i libri, e te ne sarai senz'altro accorta, hanno questa grande magia, quella di far conoscere, incontrare persone estremamente diverse tra di loro. Ed è quello che è avvenuto. La passione per il giallo, per la letteratura poliziesca, li ha uniti. È come se fossero una piccola setta, e ogni martedì si riuniscono appunto per smontare, per decostruire i romanzi che hanno amato di più, a cercare di capire come hanno lavorato gli autori, per escogitare un movente, per escogitare le false piste, no? I cambi prospettici per depistare il lettore. Quindi alla fine sono diventati estremamente esperti della narrativa poliziesca, ed è per questo che il loro talento, insomma, verrà richiesto da qualcuno che invece quel mestiere lo fa per davvero e che non sa più che pesci pigliare. Ecco, lui dicevi, no? Hanno una capacità investigativa. La polizia si rivolge a loro per un aiuto, diciamo così, nella risoluzione di un caso che, diciamo, da pensare, nel senso loro non sanno proprio che pesci prendere. C'è questo serial killer e noi, credo, alle primissime pagine, proprio la prima scena che noi incontriamo, che tu racconti nel libro, c'è questo killer della clessidra. C'è anche nella copertina la clessidra che ricorda, no, gli elementi cioè tutta la copertina in realtà ricorda gli elementi della narrazione. E uno dei temi, quindi, che ritrovo, no, nel libro, ma che coinvolge non solo il killer, ma anche in generale anche gli altri personaggi, è il tema del tempo. Cioè, c'è questo, il tempo che incalza, il killer lascia una scelta alla sua vittima, un minuto, per una scelta difficilissima, che non stiamo neanche a dire, ma comunque è questo tempo chiuso, brevissimo. Però il tempo è anche, come dire, no, un tema che si ripercorre, per esempio, legato alla malattia, che tu accenni, cioè come nello svolgere di poco tempo, come alcune malattie, tipo come l'Alzheimer che tu affronti in questo libro, possono modificare molto le persone e le relazioni all'interno delle persone, nei gruppi delle persone. E poi un tempo che ha permesso al protagonista, a Marzio, di ricreare la sua vita, cercando di lasciare quel tempo passato che aveva e in parte di dimenticarlo quasi, anche se poi il caso glielo fa, come dire, gli ritorna, no? Perché uno dei, diciamo così, dei personaggi che lui aveva lasciato nella vita precedente gli si ripresenta anche in questo nuovo caso da risolvere. Il problema del tempo è molto presente, secondo me.
Sì, in varie sfaccettature, in varie sfumature, perché c'è il tempo, c'è la corsa contro il tempo, che è quella appunto, c'è un assassino imprendibile, perché non si riesce a capire cosa possa legare le vittime, quali siano gli elementi che legano le persone che lui colpisce. E si sa però, si capisce subito una cosa, un dato certo è il fatto che colpirà ancora, quindi è una corsa contro il tempo perché bisogna fermarlo. C'è l'elemento del tempo dato appunto dalla clessidra, perché in qualche modo lui costringe le persone a prendere una scelta impossibile, mi verrebbe da dire, in un minuto. È quello scandire con i granelli della sabbia che vanno a depositarsi dall'altra parte del vetro, del globo, scandiscono il terrore, scandiscono in qualche modo anche la sua perfidia psicologica. Poi c'è il tempo inesorabile che non si può fermare, quello appunto che ti porta via gli affetti, che porta via la consapevolezza delle persone, il loro shining, direbbe Stephen King, cioè la loro brillantezza, la loro presenza intellettuale. E quello è un disastro perché uno dei personaggi, appunto, che era una mente splendida, ricchissima, un giardino di colori e di profumi, È la si chiama presidente, la chiamano loro, no? la presidente, quindi la presidente di questo club del giallo, del gruppo di lettura, purtroppo si sta passendo ogni giorno di più, quindi questo giardino si sta lasciando un po' andare, sta morendo. E quindi c'è anche quello scorrere del tempo, il tempo degli anziani, no? Il tempo della vita più matura, che ti porta a volte saggezza, a volte purtroppo la vivi in una maniera più problematica, perché come in questo caso porta malattia. E poi c'è il rifluire del tempo, cioè tutte quelle cose che noi non affrontiamo o che in qualche modo lasciamo in sospeso tendono a ripresentarsi nella nostra esistenza. E questo accade anche inevitabilmente a Marzio, nella sua linea più personale della storia. Quindi è come se il romanzo fosse un intreccio di vite e molto spesso a districare i nodi di questo intreccio è proprio il tempo che passa. Ti chiedo una curiosità, leggendo il libro, i personaggi, soprattutto quelli del gruppo di lettura, sono, come dicevo prima, molto diversi e sembrano nascondere dentro molto più di quello che tu dici. È come se fossero proprio, tu racconti la cima di un iceberg e si capisce che tutti questi personaggi del gruppo di lettura, a parte forse la presidente di cui sappiamo poi alla fine un po' di più, sono come, hanno una ricchezza nascosta. Ci dobbiamo aspettare qualche altro libro che parla di loro o no? Questa è una curiosità che mi è venuta alla fine della storia. Allora, questo è, la prendo un po' alla larga, ma ti do una risposta. Allora, questo a volte è un bene, nel senso, in alcuni romanzi, non in tutti, però in alcuni romanzi è giusto che nemmeno lo scrittore, quindi il demiurgo della storia, conosca perfettamente tutti i suoi personaggi, cioè lasciare delle zone d'ombra, lasciare delle zone meno battute della loro vita, inesplorate, che nemmeno tu che li hai creati conosci, può essere foriero di altre storie a venire. Nel senso, poi sei portato a indagare quel passato o quelle zone d'ombra per scriverne ancora. In questo caso, io non, essendo un romanzo così breve, non potevo dire troppo. Volevo che fosse uno di quei romanzi che si leggesse proprio come i classici di Agatha Christie in poche ore, in 1 o 2 giorni massimo, che i lettori magari potessero portarsi in treno, sull'aereo, una storia che li accompagnasse proprio durante il viaggio, quindi puro intrattenimento letterario, puro svago letterario. Però perché no? Nel senso, io non, lo sai, non chiudo mai nessuna porta nelle mie storie e soprattutto amo molto anche far incrociare i miei personaggi, quindi chi lo sa? Marzio ha questa libreria a Cagliari, non è detto che un giorno si apra la porta e anziché entrare Caruso e Di Mase possano entrare Mararai, Sedeva Croce o Strega addirittura. Quindi non ti saprei dire, il futuro delle serie
letterarie, sono sempre i lettori a darlo, cioè se il romanzo avrà un minimo di successo è probabile, ma in generale sono affezionato a questi personaggi, sono molto affezionato a Flavio Caruso, per esempio, che è un personaggio che arriva da un'altra storia, da Per mia colpa. Quindi prima o poi qualche crossover ci sarà, ne sono certo. No, io, perché la mia domanda veniva da questo. Come una come Maina arriva lì insieme a tutte le persone che sono tutta di un'altra età e come ci arriva un frate? Io sono curiosissima di questo frate che finisce nel gruppo di lettura dei gialli e quindi tutte le volte mi dicevo, ma come dirà qualcosa, no, del motivo per cui no, ma fino alla fine non si sa nulla. Allora ecco, la curiosità era legata proprio a questo modo di mettere insieme, no, di impastare questo gruppo in maniera così strana. Io volevo, adesso mi rimetto gli occhiali perché non vedo i messaggi. Sono ciccata, volevo ringraziare le persone che ci stanno seguendo, così le nominiamo: Alessandro Cardi, Monica Bellomi, che ti salutano, salutano te. Grazie. E una rifaceva la chiave interessante del dilemma morale di cui parlavamo prima. Ernesto ti saluta, e poi avevo letto qualcosa. Anzi, dice che Marzio è fantastico, lo adoro. Qualcuno parla della clessidra, e così appuntini. Uno scrittore, un uomo stupendo, parla di te. Sul Magari credo che fosse il seguito delle storie. E qualcuno scrive svago brividoso, che come neologismo lo trovo molto bello. L'ultima domanda che vorrei farti riguardo a questa storia è il giudizio. Il giudizio che non siamo in grado come lettori di dare sul comportamento di nessuno dei protagonisti, nemmeno del killer in realtà alla fine, no? È come se il giudizio rimanesse sospeso. E anche del comportamento, per esempio, che ha portato il protagonista Montecristo a non fare più il maestro, non è successo qualcosa, diciamo che non si è comportato benissimo, anche se possiamo giustificarlo. E così anche gli altri personaggi che si comportano in modo non specchiato, in realtà in qualche modo li possiamo, non dico giustificare, ma capire quantomeno, no? E non possiamo mai dividere il nero dal bianco in maniera netta nel comportamento dei protagonisti. Ecco, vorrei come ultima così domanda lasciare questo giudizio che non riusciamo mai a dare in fondo. Allora, questo in realtà è il grande dono della letteratura e lo è sempre stato. Solitamente un lettore consapevole diventa anche un cittadino migliore, una persona migliore nel modo che ha di relazionarsi con il prossimo. È molto più facile che un lettore sia più empatico di una persona che non legge. Perché? Perché è abituato a calarsi nella vita degli altri, nell'esistenza altrui. Grazie all'interiorità, che è uno dei superpoteri della letteratura, grazie a quella terza dimensione che è la profondità dell'animo umano. Quindi, sai, il lettore è abituato a vivere tante vite, quante sono i romanzi che legge, molto spesso quanti sono i personaggi di cui legge. Quindi è più abituato e più propenso a non giudicare, perché si trova molto spesso a venire a capo, seguire le radici di un comportamento, seguire le radici di un vizio, seguire le radici di un'ossessione, per esempio. Quindi alla fine capisci che è molto semplice da fuori, nella vita normale, essere manichei e giudicare quello è giusto, quello è sbagliato, quello è buono, quello è cattivo. Ma in realtà il mondo poi reale e soprattutto la dimensione psicologica delle persone è fatta di tanti contrasti di luce. È fatta di luce e ombre, è fatta di tinte che si inseguono, che si miscelano l'una con l'altra. Quindi la mia idea è sempre quella di far sospendere il giudizio ai lettori dopo aver fatto un po' impazzire la loro bussola morale, perché anche quello è un modo per tenerli dentro la storia. Quando tu capisci che il cattivo poi non è così cattivo, o quando il cosiddetto buono si trova a fare delle cose da cattivo, allora un po' sai, ti frana il terreno sotto i piedi, non sai più come procedere all'interno della storia e la tua attenzione si acuisce. E quello per me che scrivo è ottimo, è quello a cui io voglio arrivare, cioè voglio che il lettore proceda in punta di piedi a un certo punto, stia molto attento. Perché? Perché poi le psicologie diventano più nitide, il lettore cerca di penetrare più a fondo i pensieri
l'anima dei personaggi. E arrivando così a fondo, capisce che nessuno può giudicare nessuno, a meno che tu non hai subito o vissuto la stessa esperienza di quella persona. Quindi la letteratura ha questo pregio, a mio avviso, rende le persone più suscettibili, più dubbiose. E il dubbio, credimi, non sempre è un qualcosa di negativo, anzi, a volte il dubbio ti impedisce di fare tanti errori, di prendere tante sbandate e di scantonare. Quindi l'esercizio del dubbio attraverso i romanzi gialli, secondo me, è molto interessante come, proprio come arma letteraria, perché rende poi i lettori persone migliori. Allora, io saluto tutte le persone che ci hanno seguito, che ti hanno scritto, che ti salutano. E, io consiglio ancora tantissimo la lettura di questo bellissimo romanzo che si legge davvero d'un fiato, perché appunto cercando di capire cosa succede, intanto tu non riesci mai a metterlo giù e quindi questa è un po' la cifra dei tuoi libri, però, perché tutti, anche quelli diciamo così più corposi, difficilmente si riescono ad abbandonare, insomma, facilmente. E, con gli utenti della Biblioteca di Tregnago invece ci diamo appuntamento alla fine di maggio. Abbiamo un incontro in presenza con Pier Giorgio che verrà in biblioteca il venerdì 26 maggio. E il nostro appuntamento sarà all'interno della settimana del libro che quest'anno sposteremo a fine maggio, così inseriamo anche questo incontro all'interno di quella settimana che sarà ricca anche di altri appuntamenti e quindi ti ringrazio per questa chiacchierata che abbiamo fatto venire la voglia di leggere il libro a tutti, poi quando verrai a maggio tutti l'avranno letto e ti riempiranno di domande. Sarà un piacere. Grazie ancora, grazie che ci ha seguito e grazie a te Pier Giorgio per questa intervista. Grazie Grazie a tutti. ancora a voi, buona serata.